Oramai la sfera sembra essere inesorabilmente sul piano inclinato, senza la possibilità di essere arrestata. Andrea Di Pre e Sara Tomasi sono destinati alle nozze a Monte Carlo, come annunciato proprio dalla coppia pochi giorni fa, nell'ennesimo video girato a letto. Non più dunque Las Vegas, per questioni di difficoltà logistiche fa sapere Di Pre, ma la ridente località monegasca, dove i due celebreranno le nozze con rito di preista, così come il critico ha annunciato proprio nel video. La sua è quella che lui ama definire una religione, basata su tre criteri sostanziali: soldi, sesso e cocaina. La storia di Di Pre e di Sara Tomasi, che di lui aveva anche annunciato di essere incinta, ma solo per finta, ha destato sin dal principio dei sospetti in chi credeva si trattasse di una bufala e un semplice modo per attrarre l'attenzione pubblica e mediatica e chi, come Selvaggia Lucarelli, temeva questo fosse l'ennesimo caso in cui qualcuno si approfittasse della povera Tomasi, che per questo aveva anche attaccato la Lucarelli nei giorni successivi. Fatto sta che il matrimonio è oramai prossimo e i due non sembrano volere alcun passo indietro. La cerimonia più trash dell'anno è prevista per il prossimo 10 giugno nel Principato di Monaco e sulla bacheca della pagina cliccatissima di Di Pre, dove appaiono continui aggiornamenti sulle gesta del critico, è apparsa addirittura una pagina che sponsorizza l'organizzazione di Bass per recarsi a Monte Carlo nel giorno delle attesissime nozze. Sara dice di essere assolutamente convinta a voler sposare il suo amato che, dal canto suo, non fa un solo passo indietro rispetto a quella scelta. Come si concluderà la vicenda tra la starlette, più volte in difficoltà negli scorsi anni, e il popolare personaggio del mondo del web? Chi se ne frega.